Cesare narra di un curioso scambio di battute prima della battaglia di Farsalo con un suo centurione, Gaio Crastino. Racconta infatti Plutarco. Mentre si accingeva a muovere l'esercito e a dare l'inizio all'azione, Cesare vide uno dei suoi centurioni, uomo fidato ed esperto di guerra, incoraggiare i suoi soldati, sfidandoli a gareggiare in valore. «O Gaio Crastino», gli disse, chiamandolo per nome, «quali speranze abbiamo e come stiamo a coraggio?» E lui, gridando e protendendo la destra, «sarà una splendida vittoria, o Cesare, quanto a me oggi, o vivo o morto, mi ringrazierai». Detto questo, per primo si slancia sul nemico, trascinandosi dietro, nella corsa, i suoi 120 soldati. Travolti i primi della schiera, vi penetra dentro aprendosi un varco con forza e con grande strage, finché non crolla, infilzato dalla lama di una spada che gli attraversa la bocca spuntando fuori dalla nuca.